Coronavirus, 3 nuovi positivi e un'anziana deceduta. È una novantenne ospite nella casa di riposo di Cerce Maggiore. Effettuati nelle ultime ore 295 tamponi. I nuovi contagiati sono uno a Campobasso, uno a Termoli e uno a Montenero di Bisaccia. Toma, nuova giunta nella prossima settimana. Il governatore a ingresso libero ha fatto il punto sulla situazione politica. Il sottosegretario Pallante ha parlato dell'immediato utilizzo dei 58 milioni per sostenere l'economia locale. Festa della Liberazione, cerimonie in forma ridotta. A Campobasso poche autorità al monumento ai caduti. A Isernia il Partito Comunista dei Lavoratori chiede di intitolare via Berta al partigiano Jaime Pintor. 25 aprile, controlli serrati su tutto il territorio. Forze di polizia presidiano entrambe le province per garantire il rispetto delle ordinanze ed evitare assembramenti. A Campobasso negozi chiusi, a Termoli lungomare chiuso e con posti di blocco. Buongiorno, benvenuti alla seconda edizione del telegiornale che apriamo ancora con l'emergenza Covid. Da registrare oggi 3 nuovi casi positivi su 295 tamponi processati e un'anziana di 90 anni della casa di riposo di Cerce Maggiore, deceduta nel paese e residente fuori regione. Nel complesso sono 21 i deceduti per Covid-19. I 3 nuovi contagiati di oggi, tutti cluster noti, sono uno di Campobasso, uno di Termoli e uno di Montenero di Bisaccia. Sale dunque a 292, abbiamo detto, il numero dei positivi in Molise dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono invece 198, di cui 171 della provincia di Campobasso e 45 di quella di Isernia, 8 di fuori regione. 21 il numero dei deceduti, processati 5.089 tamponi al momento. Restano 47 i guariti complessivamente, 34 della provincia di Campobasso e 5 della provincia di Isernia, 8 di fuori regione. E sono sempre 13 le persone ricoverate al Cardarelli, di cui 12 in malattie infettive, 8 della provincia di Campobasso e 4 di Isernia e una in terapia intensiva della provincia di Isernia. 204 i pazienti positivi isolati, di cui 178 asintomatici a domicilio e 26 asintomatici dimessi in attesa di tampone che ne attesti la guarigione. 379 infine le persone in isolamento a casa e 16 in sorveglianza. Bene, rientriamo in studio anche oggi e lo ringraziamo. Abbiamo in collegamento il direttore generale dell'azienda sanitaria regionale Oreste Florenzano. Buongiorno direttore, grazie ancora per essere con noi anche in questa circostanza festiva oltretutto. Abbiamo detto nelle ultime ore si sono registrati 3 nuovi casi positivi, purtroppo un decesso, ma un dato che definirei significativo sono i 295 tamponi effettuati in circa 12 ore. Sì, il numero dei tamponi effettuati è molto importante. Complessivamente, come sapete, abbiamo superato i 5.000 tamponi effettuati. Nell'ottica della famosa fase 2, quella che dobbiamo affrontare, è molto importante la capacità che noi abbiamo di processare i tamponi, perché è determinante per la individuazione dei cluster. Adesso stiamo accompagnando e attivandoci per accompagnare un'attività anche di test sierologici, con tutte però le premesse e le precisazioni del caso, perché il test sierologico, come ormai penso sappiamo tutti, non ha quella attendibilità e quella certificabilità che ci dà il tampone molecolare. Noi ci stiamo attivando anche con l'acquisto di ulteriori attrezzature proprio per aumentare la nostra forza di fuoco. Devo fare un complimento ovviamente al laboratorio di Campobasso, perché veramente con un notevole sforzo, ma anche con miglioramenti continui, stiamo riuscendo a processare sempre più tamponi. Il ringraziamento ovviamente va al laboratorio, ma va anche alle persone che sul territorio, gli infermieri che sul territorio sono attivi per questa operazione molto importante, che è quella appunto di effettuare i tamponi sia presso il domicilio con le unità mobili, sia nei punti che noi abbiamo previsto sul territorio regionale. Ecco, quindi, direttore, per i test sierologici quali saranno i criteri che adotterete?
Allora, noi siamo in attesa perché sapete che anche a livello ministeriale stanno concludendo l'individuazione di quelli che sono ritenuti i test più attendibili. È molto importante agire in linea con il ministero perché lo scopo principale dei test sierologici è quello di fare un'indagine e uno screening epidemiologico. Quindi se non utilizziamo lo stesso sistema, ovviamente avremo dei dati incoerenti. I test li useremo come screening, quindi come una battuta a tappeto per comprendere come stanno determinate comunità, come stanno determinate situazioni. E nell'eventualità che riscontrassimo dei positivi con il test sierologico, ovviamente attivarci con i tamponi per la verifica. Ho dimenticato prima di dire altre notizie positive che noi stiamo continuando con lo screening delle case di riposo e stiamo riscontrando fino ad oggi, anche stamattina, tutti i casi negativi. Non diciamo ancora quali sono le case di riposo che stiamo monitorando perché pur avendo processato più di 75 in un caso e 45 tamponi in un altro caso, siamo in attesa degli ultimi 5-6 tamponi per poi poter certificare che quella casa di riposo non ha nessun tipo di problema. Ecco, direttore, prima di salutarla le chiedo un'ultima cosa, un aggettivo per definire l'attuale fase dell'emergenza Covid. Allora, di solito si dice che bisogna essere moderatamente ottimisti. Voi sapete che io cerco sempre di essere molto cauto e prudente, quindi gli aggettivi sono questi. Dobbiamo essere moderatamente attenti, va bene? Va Questo bene. è quello che dobbiamo fare. Moderatamente attenti. Grazie, grazie ancora direttore per la sua disponibilità. Buon lavoro. Noi andiamo avanti con il telegiornale. Per il momento chiudiamo la pagina dell'emergenza Covid per passare ad altro, per parlare della manovra economica regionale approvata dal Consiglio regionale. Si è parlato di questo, della situazione politica, della nomina della nuova giunta nel corso della trasmissione Ingresso Libero, condotta ieri sera da Piacentino Salati, sull'utilizzabilità dei quasi 58 milioni di euro e il nuovo esecutivo. Sentiamo cosa hanno detto il sottosegretario alla presidenza della giunta, Quintino Pallante, e il governatore Donato Toma. Vediamo. Ci sono state anche delle accuse, tra virgolette. Una mi ha colpito particolarmente, che riguarda, anche perché sinceramente parliamo di temi concreti, che riguarda la diretta utilizzabilità dei fondi, dei 58 milioni che poi servono proprio per fronteggiare gli interventi in emergenza Covid. Ma davvero questi soldi non sono utilizzabili, Pallante? Il Parlamento europeo ha modificato il regolamento, quindi non solo questi soldi sono perfettamente fruibili, ma una parte delle risorse, appunto il cofinanziamento regionale, verrà liberato, quindi ai 57 milioni se ne aggiungeranno degli altri che erano appunto le risorse che erano vincolate e che oggi potranno essere destinate dal Presidente Toma a ulteriori misure a vantaggio dei molisani. Il Presidente Toma aveva annunciato ed ha mantenuto fede naturalmente a questo e agli altri impegni, la manovra. Ne abbiamo appena parlato, ha in qualche maniera impresso un'accelerazione sia dal punto di vista dell'operatività sia dal punto di vista dell'azione politica. L'operatività se ne è appena parlato, abbiamo avuto quindi l'approvazione anche dalla Comunità Europea dell'immediato utilizzo delle risorse, la compattezza politica, ricordo che gli assessori hanno tutti votato, sono stati tutti d'accordo su quella che è una norma di risparmio. Abbiamo messo in campo delle proposte che la maggioranza compatta ha accettato, ha condiviso per la verità, e quindi sono soddisfatto della compattezza di questa maggioranza. Avevamo delle risorse da mettere in campo per l'emergenza Covid, l'abbiamo messa in campo, tutta una serie di risorse da programmare nel prossimo triennio e lo abbiamo fatto. Ecco, sotto questo profilo mi ritengo per ora soddisfatto. Quando nomina la giunta? Beh, la giunta verrà nominata la prossima settimana. Dovrò occupare quattro caselle, una quinta casella dovrò riflettere, quindi la lascerò per ora vuota. Per ora quella casella è lì. Piuttosto dovrò ristabilire i rapporti con gli assessori con i consiglieri,
ci vuole una compattezza diversa, una compattezza nuova, ci vuole quel vento di cambiamento di cui parlavo in consiglio, e i molisani dovranno sentirlo questo vento, altrimenti avremmo detto soltanto sciocchezze. E adesso parliamo della nostra azienda, perché i dati Auditel riferiti al mese di marzo segnalano un aumento notevole degli ascolti per Telemolise. In un confronto nazionale con le altre TV, gli incrementi in percentuale sono straordinari e unici in Italia. Nell'arco delle 24 ore, infatti, la nostra emittente segna il raddoppio dei telespettatori, dunque un più 100%. Ma ci dice qualcosa in più in questo servizio Tonino Danese, vediamo. I dati appena pubblicati dall'Auditel e riferiti al mese di marzo segnalano un sorprendente aumento degli ascolti per Telemolise. In un confronto nazionale con le altre TV, se in parte è vero che la permanenza forzata in casa e l'attenzione sul tema pandemia hanno fatto registrare ovunque ascolti più elevati, gli incrementi in percentuale per Telemolise sono straordinari e unici in Italia. Nell'arco delle 24 ore, infatti, la nostra emittente segna il raddoppio dei telespettatori, più 100%. Mentre le altre TV locali delle altre regioni italiane registrano incrementi medi tra il 20 e il 50%. In alcune fasce orarie Telemolise fa registrare un vero e proprio record di ascolti, in particolare tra le 18 e le 20:30 ottiene un aumento del 350% e al mattino tra le 7 e le 9 del 250%. Balzo in avanti anche per la seconda rete del gruppo, Telemolise 2, che fa segnare un aumento medio del 60%. Tra l'altro, l'incremento degli ascolti di Telemolise è cominciato nel mese di gennaio, prima dunque dell'emergenza legata al coronavirus. L'aumento dei telespettatori in questa fase conferma ancora una volta il ruolo fondamentale della TV locale, anche nei momenti difficili della nostra storia. Grande soddisfazione è stata espressa dall'editore Quintino Pallante e dal direttore Emanuela Petescia, che negli ultimi mesi hanno messo in campo un imponente piano di rinnovamento aziendale. E la Camera dei Deputati ha approvato l'ordine del giorno sottoscritto dagli onorevoli Zanella, Dattis e Tartaglione, che impegna il Governo a individuare risorse aggiuntive rispetto agli stanziamenti già previsti a favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali. Mai come in questo momento, ha detto la parlamentare di Forza Italia Anna Elsa Tartaglione, radio e TV locali stanno svolgendo sul territorio e tra mille difficoltà un lavoro straordinario e di fondamentale importanza. Ma il Covid-19 e i suoi gravi effetti collaterali di tipo economico stanno mettendo a repentaglio la sopravvivenza stessa di queste emittenti. Bisogna quindi agire urgentemente, ha concluso Tartaglione, con interventi straordinari per tutelare il diritto all'informazione e il futuro di tante famiglie. Cambiamo argomento. Celebrato anche in Molise, seppur in tono minore, il 75° anniversario della liberazione dal nazifascismo. A Campobasso, breve cerimonia con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti. Una giornata che oggi ha un significato ancora più profondo per un paese che tenta di rialzarsi. Anna Maria Di Matteo. Un 25 aprile diverso, quello celebrato oggi in tutta Italia per ricordare la liberazione 75 anni fa dal nazifascismo. Diverso perché cade in un momento difficile e tragico per il nostro paese che ancora combatte contro un nemico invisibile, qual è il coronavirus. E allora oggi, in occasione dell'importante ricorrenza, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio ha ricordato come sia necessario dedicarci al recupero di una piena sicurezza per la salute e a un'azione di rilancio di rinnovata capacità di progettazione economica e sociale. A questa impresa siamo chiamati tutti, ha esortato il Capo dello Stato. A Campobasso, cerimonia davanti al monumento ai caduti, dove è stata deposta una corona d'alloro, un momento di riflessione su quella che era l'Italia di 75 anni fa e sull'Italia di oggi, chiamata ad uno scatto d'orgoglio e di forza per rialzarsi e incamminarsi sulla strada della rinascita e della ripresa economica e sociale. Erano stati previsti degli eventi importanti, come giusto che sia, per ricordare fatti così importanti per la storia dell'Italia.
Oggi lo facciamo in un clima ancora di più surreale, ma insomma l'importante è trasmettere il messaggio che c'è dietro questa importante data. Che cosa si sente di dire oggi ai cittadini di Campobasso, ai suoi concittadini? Dico ai campobassani di avere ancora la pazienza che hanno avuto finora, con grande, secondo me, senso di responsabilità. È chiaro che c'è sempre qualcuno che, insomma, non è sempre così rispettoso, ma è normale, insomma, mi rendo conto che è un giorno anche questo di ricordo importante. Cerchiamo di pensare all'importanza di questa giornata e a quanto ci aspetta nei prossimi giorni, che è altrettanto importante, perché riconquisteremo piccole porzioni di libertà. È un messaggio di incoraggiamento a tutti i cittadini. Devono resistere e devono resistere in casa per il bene loro e per il bene di tutti. Siamo però convinti che finirà presto e, come si legge in tutti gli slogan, tutto andrà bene. Uniti ce la faremo. Ecco, il Presidente della Repubblica nel suo messaggio di oggi ha invitato proprio tutti a resistere. Resistere, quindi, un significato ancora più profondo in questo particolare momento. Perfetto, è proprio così. E noi siamo abituati a resistere e dalla nostra resistenza è nata una nuova Italia, che è quella che vediamo oggi, ma non solo questo, ma anche nella storia nostra del passato. La resistenza è stato un motivo sempre di ripartenza. Ci auguriamo che lo sia anche adesso per noi e per i nostri figli. Qualcuno ha preferito esserci per seguire a distanza la breve cerimonia, mentre dai balconi sventolavano le bandiere tricolori, un segnale di speranza e di forza di un popolo che non si è arreso 75 anni fa e che non lo farà neppure oggi, nonostante tutto. Il 25 aprile non è mai stato festeggiato all'insegna della coesione e dell'unità. Quantunque la liberazione dell'Italia dal regime nazifascista e la fine del secondo conflitto mondiale in Italia siano ascrivibili ad un'azione combinata alla quale contribuirono in molti. Così il presidente della regione Donato Toma. È in questa ottica che dobbiamo recuperare lo spirito unitario del 25 aprile come festa di tutti, a prescindere dal colore politico. E lo dobbiamo fare, ha concluso, contestualizzandolo all'attuale momento che oggi, come allora, chiama in causa il sacrificio di noi tutti e la volontà di ripartire e di ricostruire il paese provato da questa nuova guerra contro un nemico invisibile. In titolare via Giovanni Berta a Jaime Pintor, il partigiano morto ai piedi di Monte Marrone. Lo chiede il Partito Comunista dei Lavoratori, che ha già avanzato la proposta alla commissione toponomastica del comune di Isernia. Il servizio di Sergio Di Vincenzo. Dopo anni l'appuntamento a Castelnuovo a Volturno è stato cancellato, nessuna corona d'alloro davanti alla stele che ricorda il partigiano Jaime Pintor nel luogo in cui perse la vita a causa di una mina piazzata dai soldati nazisti. Niente commemorazione ai piedi del monumento di Monte Marrone, dove cominciò a prendere forma il corpo italiano di liberazione. Quel brusio delle prime ore del mattino preludia una giornata di grande festa da trascorrere in uno scenario unico, quest'anno alla il posto a un silenzio irreale, tutti chiusi in casa. L'unica cosa che in qualche modo ricorda questo anniversario sono le bandiere tricolore e gli arcobaleni esposti sui balconi. In verità c'è qualcos'altro che ricorda la liberazione e in particolare Jaime Pintor. Il Partito Comunista dei Lavoratori ha infatti proposto alla commissione toponomastica del comune di Isernia di intitolargli via Giovanni Berta. L'idea, già formalizzata all'ente di Palazzo San Francesco, ha trovato piena condivisione da parte di diversi movimenti, comitati e associazioni delle province di Campobasso e Isernia. Intitolare la strada attualmente intestata al nome di Giovanni Berta, che rappresenta, come sappiamo, le squadracce fasciste degli anni 20, era il nome utilizzato dalla falsa propaganda di Mussolini per sostenere l'operato di quelle squadracce fasciste che andavano massacrando e torturando operai, contadini nelle campagne toscane e dell'Emilia Romagna. Invece di continuare a fare l'apologia di questa ideologia fascista con questo nome, chiediamo che venga intitolata a Jaime Pintor, che è il partigiano morto qui vicino a Isernia, a pochi chilometri da Isernia, ai piedi di Monte Marrone, come sappiamo, nel dicembre del 43,
ucciso da una mina tedesca. E questa iniziativa secondo me non è soltanto simbolica. Intanto il nome di Berta è stato cancellato in tutta Italia dopo la liberazione, proprio perché rappresentava i disvalori, il male assoluto che l'Italia con la liberazione intendeva cancellare. E poi perché bisogna una volta per tutte affermare il principio che il fondamento della nostra società sono i valori della resistenza. Non possiamo più tollerare che vengano esaltati nomi che richiamano valori opposti a quelli della nostra convivenza civile. E in occasione della festa della liberazione, il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha deposto una corona di fiori in piazza Vittorio Veneto. Stiamo vedendo le immagini. Presenti alla cerimonia, una delegazione della Polizia Municipale e alcuni rappresentanti dell'Associazione Nazionale Bersaglieri e Marinai d'Italia. La Corte d'Appello di Campobasso ha condannato il comune di Venafro per aver impiegato i lavoratori socialmente utili come dipendenti ordinari. Si tratta di una sentenza molto importante, destinata tra l'altro a incidere in maniera significativa sulle casse dell'ente. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Vincenzo Iacovino, che insieme al collega Vincenzo Fiorini ha difeso gli LSU. Vediamo. Ho sostenuto questa vertenza per diversi LSU di Venafro, i quali, ritenendo di essere stati adibiti diversamente da quelli che erano i progetti di lavoro socialmente utili ad attività istituzionali del Comune, hanno ritenuto di far valere il diverso rapporto di fatto di pubblico impiego con le differenze retributive. In primo grado il Tribunale di Terni aveva rigettato la domanda e questo ha portato alla rinuncia da parte di alcuni a far valere le proprie pretese innanzi all'autorità giudiziaria, mentre altri coraggiosi hanno deciso di continuare l'azione. In Corte d'Appello la sentenza è stata ribaltata. Che cosa dice questa sentenza sinteticamente? Prima di tutto dice che c'è stata la violazione di legge. Dal momento in cui si sfrutta un rapporto di lavoro quale quello di LSU, utilizzando queste persone occupate in questi progetti in attività tipiche istituzionali. Il rapporto di lavoro è stato riconosciuto perché abbiamo provato anche attraverso prove testimoniali che c'è stato un potere eterodirezionale. Che cosa si intende? Si intende quindi quell'attività di controllo, di coordinamento e di gestione del rapporto e della persona che diversamente non ci dovrebbe essere negli LSU. E quindi, dimostrato il vincolo della subordinazione, la Corte d'Appello ha riconosciuto il rapporto di pubblico impiego di fatto, le differenze retributive, il trattamento previdenziale, stiamo parlando di qualche decennio, quindi è importantissima questa sentenza, oltre al danno europeo. Cos'è il danno europeo? Allora, il danno europeo è un danno che è stato configurato dalla Corte di Giustizia europea perché tutte le volte in cui ha ritenuto che ci sia stato un abuso del contratto a termine, come nel caso specifico, perché questi ragazzi sono partiti con un progetto che è stato via via reiterato nel tempo per diverse volte. Quindi questo costituisce un abuso del contratto a termine che dà luogo a un risarcimento del danno. Il risarcimento del danno viene mutuato dal risarcimento da licenziamento illegittimo, per cui ha riconosciuto a tale titolo una misura pari a 6 mensilità di danno, che non è poco. Ovviamente si prospettano anche delle responsabilità erariali, perché a mio modesto avviso queste persone si sarebbero potute stabilizzare attraverso le norme che via via sono state approvate e invece sono stati lasciati in balia di loro stessi a fare le vertenze, come se le vertenze non sarebbero mai arrivate in porto. Quello di Venafro mi sembra di capire che non è un caso isolato, tanti LSU si trovano in condizioni simili, è così? Ma devo dire, spezzando una lancia in favore del Comune, e ringraziando all'epoca anche l'allora sindaco Antonio Sorbo, che o ex sindaco non mi ricordo, quando venne a studio prospettando questa problematica, coraggiosamente lui disse: c'è un problema che non va, queste persone vanno regolarizzate. È un problema molto diffuso in verità, perché l'errore che hanno fatto i comuni è utilizzare questo strumento per sopperire a carenze di organico dovuto anche al blocco delle piante organiche, perché ci sono ovviamente dei blocchi nell'assunzione
e quindi sono stati anche in parte, in qualche modo, costretti a utilizzare questi strumenti per sopperire carenze di organico. Però è vietato espressamente dalla legge, tanto è vero che la Corte di Appello pone in evidenza la grave violazione di legge. E riapriamo la pagina dell'emergenza Covid per parlare dei controlli, anche oggi giorno festivo, da parte delle forze dell'ordine a Campobasso. Posti di blocco un po' ovunque e dall'alto un elicottero a monitorare l'intero territorio comunale. In città negozi e cimiteri chiusi per effetto dell'ordinanza del sindaco Gravina. Aperti solo tabaccai, edicole e farmacie. Il punto nel servizio di Anna Maria Di Matteo. La giornata di quelle che vogliono ad uscire per andare al mare e magari a fare un picnic all'aria aperta. Un 25 aprile con il sole, con un clima primaverile, ma che quest'anno deve essere trascorso in casa, lontano da amici, parenti, perché le restrizioni legate alle misure di contenimento da coronavirus sono ancora in vigore fino al 3 maggio, quando alcune di queste restrizioni dovrebbero essere alleggerite. Per la prima volta da molti anni a questa parte, tutte le attività commerciali di Campobasso sono rimaste chiuse, ad eccezione di farmacie e tabacco. Caglie ridicole per effetto dell'ordinanza emanata dal sindaco Gravina. Chiusi anche i cimiteri di Contrada San Giovanni e di Santo Stefano. Una città dunque completamente serrata. A vigilare le forze dell'ordine con posti di blocco in entrata e in uscita del capoluogo. Dall'alto un elicottero a perlustrare la città per scovare eventuali trasgressori. In una Campobasso deserta c'è comunque qualcuno che è uscito di casa per fare una passeggiata o fare jogging. Pochissime le auto in circolazione fermate puntualmente dalle forze dell'ordine per controllare le autodichiarazioni da esibire. E se oggi la città si è fermata completamente, non è stato così ieri, quando davanti ai supermercati si sono formate lunghe file di clienti in attesa di poter fare acquisti. Sembrava quasi una giornata normale con le auto in circolazione e Corso Vittorio Emanuele che è tornato timidamente ad animarsi. Tra la gente c'è voglia di tornare alla normalità, è evidente, ma così non sarà per molto tempo ancora. Sarà necessario continuare a rispettare tutte quelle regole utili ad evitare il diffondersi del contagio e anche se i dati sono incoraggianti, ancora presto per cantare vittoria, mai abbassare la guardia, il percorso per uscire definitivamente dall'emergenza è ancora lungo. E fine settimana di controlli anche a Termoli per prevenire il rischio di contagio. Lungomare chiuso e presidi delle forze dell'ordine rafforzati. Serve un ultimo sforzo, ha ribadito il sindaco Francesco Roberti, il servizio di Occhio Nero. 25 aprile, ancora un fine settimana con una Termoli blindata per contenere il rischio di contagio da coronavirus. Il sindaco Francesco Roberti ha diramato delle ordinanze che sono in vigore già da diversi giorni per condividere e coordinare tutti gli interventi di controllo. Come vedete siamo con la Polizia Municipale, in particolare con il capitano Pietro Cappella. Come siete organizzati? Ma come hai detto, in realtà si può anche vedere, Termoli, almeno in lungomare, tutta blindata. Ci sono diverse postazioni dove c'è il controllo diretto della Polizia Municipale e non solo il lungomare nord, ma anche la zona di tutto Rio Vivo è completamente blindata. Oltre a diversi posti di controlli sparsi su tutto il territorio. Sia oggi e anche domani ci saranno gli stessi servizi. Qual è la risposta dei cittadini? Ma ripeto, come si può ben vedere, la risposta è questa che è la realtà. Insomma, pochissime persone, se non quelle che necessariamente sono dovute uscire di casa per qualche servizio, per qualche cosa autorizzate naturalmente, ma di traffico stamattina e credo che anche nei prossimi giorni sarà quasi nulla, insomma. Bene, dunque un invito a continuare a rispettare tutte le prescrizioni. Proprio il sindaco Francesco Roberti, lo abbiamo sentito, ha ribadito il suo appello, il suo invito. Serve un ultimo sforzo. Tutti siamo chiamati a collaborare per creare proprio quelle condizioni che servono per riprendere quando sarà una vita per quanto possibile normale.
Il comune di Isernia deve togliere la tassa sui rifiuti a tutti i bar, ristoranti e negozi che sono rimasti chiusi. Non esiste che si paghi per un servizio che non è stato reso. C'è il rischio che chiudano decine di esercizi commerciali. La denuncia arriva da Rita Paola Formichelli, consigliere comunale di minoranza a Palazzo San Francesco. Ascoltiamola al microfono, intervistata per noi da Enzo Di Gaetano. Avvocato Formichelli, in questi giorni lei è stata in silenzio a osservare quello che accadeva a Palazzo San Francesco, ma adesso anche lei vuol dire qualcosa, soprattutto sulla gestione dell'emergenza da parte del comune di Isernia. Che cosa vuol dire, avvocato? Per quanto riguarda la gestione dell'emergenza da parte del comune di Isernia, diciamo che noi abbiamo semplicemente assistito ad un'applicazione di tutti i provvedimenti a livello centrale senza che ci sia stata alcuna volontà e o capacità di adeguare questi provvedimenti poi alla realtà locale. Della serie, trincerarsi dietro questi provvedimenti, chiudere tutto e basta, senza avere poi la capacità e assumersi la responsabilità anche di dare un pochino di respiro e quindi capire quello che poteva essere fatto o non fatto in questa realtà. Abbiamo assistito nei giorni passati a tutta una polemica tra minoranze e maggioranza per quanto riguarda i cimiteri, ma io vado anche un pochino oltre, perché adesso mi aspetto che la giunta, in previsione di queste riaperture, sia in grado di far ricominciare questa economia, perché quello che mi preoccupa moltissimo è che tutti questi provvedimenti a livello centrale stanno praticamente ammazzando e distruggendo tutta la realtà economica italiana, e anche per quanto riguarda le scuole sono tantissime le cose che l'amministrazione dovrà fare, altrimenti qui con 3 mesi vengono cancellati secoli di progresso, quindi stiamo ritornando in pieno feudalesimo. Allora io mi aspetto che questa amministrazione, che invece continua a far finta che nulla stia succedendo, e non abbiamo sentito assolutamente delle iniziative a livello locale, se non quella di dare questi buoni pasto, tra l'altro in una forma molto discutibile, perché non hanno assolutamente tutelato la privacy e la dignità delle persone, e quindi questo dare questi buoni pasto in pubblico è stata una cosa bruttissima. C'è stata una sospensione di alcune, per quanto riguarda alcune imposte, ma io approfitto di questa intervista per fare un appello al sindaco e capire che adesso noi andiamo incontro ad una nuova emergenza. Per quanto riguarda abbiamo commercianti e soprattutto ristoranti, bar, che sono stati completamente chiusi. Queste attività non hanno prodotto rifiuti. E allora per questi mesi non va sospesa la tassa, ma va annullata. Va annullata perché noi abbiamo, cioè anche la ditta concessionaria ha effettivamente lavorato di meno. E questa è l'occasione per cui il sindaco e la maggioranza vadano a rivedere questo contratto, perché non è neanche giusto che il comune si assuma l'onere economico di non far pagare questa tassa e poi pagare per intero il contratto alla ditta. Bisogna rinegoziare, è emergenza, ci sono i presupposti giuridici di fatto. Tra l'altro abbiamo anche, io dico che questo è il momento dove basta con le canzoni sui balconi e siamo tutti patrioti. Se vogliamo veramente andare avanti e riprendere questa morale e questo senso di patriottismo, ognuno deve contribuire. E quindi la ditta, che tra l'altro mi sembra che sia stata anche molto attenta, addirittura regalato dei ventilatori al veneziale, sarà ben disponibile a rinegoziare. Tra l'altro si parla di un importo alla fine minimo, però sarebbe un grosso respiro per tutti i commercianti e per tutte le attività che sono state chiuse. E questo l'amministrazione deve cominciare a poter essere delle cose fattive. Invece continuiamo a vedere che in questo periodo fanno le multe alle persone che parcheggiano sulle strisce blu. Ecco, questa poca attenzione da parte dell'amministrazione in un momento di grossa sofferenza economica è veramente preoccupante, perché così come mi auguro che si stiano organizzando e capire che cosa succederà per le scuole, anche le sanificazioni che si pretende a livello centrale dovrebbero essere fatti in modo consapevole e da parte dell'amministrazione. Sicuramente non mi aspetto che vanno ad applicare multe o certificazioni, perché credo che poi ogni attività, ogni commerciante avrà la sua responsabilità di sanificare. Quindi non graviamo i cittadini di tutto questo e cerchiamo di far riprendere questa economia che già era molto molto sofferente.
Legambiente ha scritto ai sindaci di Campobasso e Isernia per chiedere di avviare delle buone pratiche relative al trasporto pubblico locale. Con la paura di contrarre il coronavirus, infatti, c'è il rischio che tra qualche giorno, quando si potrà tornare a circolare liberamente, i cittadini decidano di non utilizzare più gli autobus pubblici, spostandosi unicamente con le auto private. Ce ne parla in questo servizio Enzo Luongo. Tra qualche giorno potremo tornare a circolare liberamente, ma bisognerà muoversi in sicurezza rispettando le distanze. Ci sarà ancora il timore di contrarre il Covid-19, anche per questo probabilmente in tanti decideranno di evitare di utilizzare i mezzi del trasporto pubblico, preferendo spostarsi con le proprie auto. Per questo Legambiente ha scritto ai sindaci di Campobasso e Isernia e all'ANCI, l'Associazione dei Comuni, facendo 5 richieste precise. Molto probabilmente, secondo noi, nei prossimi mesi i cittadini avranno, diciamo, paura a utilizzare i mezzi pubblici dovuti fondamentalmente al rischio, la paura di essere contagiati. E quindi abbiamo dato loro cinque proposte relativamente alla mobilità sostenibile da attuabili subito, individuando anche dove andare ad attingere i fondi e portando loro dei buoni esempi di città, sia straniere che italiane, che hanno messo in piedi delle buone pratiche, le hanno attuate e hanno avuto dei risultati. Occorre dunque evitare che i cittadini decidano di abbandonare i mezzi pubblici tornando a muoversi solo con quelli privati. Ma quali sono le buone pratiche che gli ambientalisti chiedono ai sindaci di adottare? Innanzitutto di dare la possibilità di viaggiare ai cittadini su mezzi pubblici sicuri. Quindi il trasporto pubblico è in grado di soddisfare i bisogni dei cittadini e dare loro voglia di tornare a prendere l'autobus, cercando in questo modo di decongestionare il traffico che potrebbe subire avere forti problematiche dovute al fatto che molto probabilmente i cittadini, specialmente quelli provenienti dall'area interna della regione, si muoveranno in auto. Quindi abbiamo chiesto innanzitutto ai sindaci di provare a proporre alla regione di realizzare un sistema di incentivazione del trasporto pubblico per i lavoratori, quindi sulla sorta dei rimborsi che vengono dagli studenti anche ai lavoratori, in modo tale da dare agli autobus una nuova utenza che potrebbe venire appunto anche dai lavoratori. Ho fatto un ragionamento sulle piste ciclabili sia su Campobasso che su Isernia, quindi una nuova idea di mobilità per le città, quindi il discorso della sharing mobility. Aiutare i cittadini a rottamare l'auto per scegliere la mobilità sostenibile. E poi c'è anche una parte relativa allo smart working, che comunque la situazione attuale ci sta facendo capire che riducendo gli spostamenti, organizzando riunioni, si può permettere alla persona di sprecare meno tempo in auto o sui mezzi pubblici. Restiamo sull'argomento trasporti perché c'è una nota sindacale. La scelta di riavviare le attività lavorative in Sevel con il benestare delle prefetture di Chieti lunedì 27 aprile è assolutamente da censurare. Circa il 70% degli addetti è pendolare e proviene da una vasta area geografica che coinvolge i comuni di Abruzzo, Molise e Puglia e non ci sono forme di trasporto pubblico adeguate, lo dice l'Unione Sindacale di Base delle tre regioni. La salute di operatori del trasporto e utenti viene prima di tutto. Si deve evitare che i mezzi di trasporto tornino ad essere luogo di contagio, continua il sindacato. Per questo l'USB ritiene opportuno non solo l'applicazione rigorosa di tutte le misure fino a qui previste, ma ulteriori misure. Da qui la richiesta di un incontro urgente, anche in via telematica, con i governatori di Molise, Abruzzo e Puglia e con i prefetti di Campobasso, Chieti e Bari per assicurare forme di trasporto idonee. Nella ricorrenza del 25 aprile un ricordo va rivolto all'antifascista e scrittore molisano Francesco Iovine, del quale a giorni ricorre il 70° anniversario della sua morte e della pubblicazione del suo capolavoro Le terre del Sacramento, che narra proprio di una strage fascista di contadini nella nostra regione. Abbiamo affidato questo ricordo allo scrittore molisano Giovanni Mascia. Vediamo. Oggi voglio ricordare insieme a voi, amiche e amici, i 70 anni giusti passati dalla morte di Francesco Iovine, che
che il 30 aprile 1950 fu ucciso da un infarto a Roma a 48 anni non ancora compiuti. Aveva fatto appena in tempo a correggere le bozze del suo capolavoro, Le Terre del Sacramento, che sarà pubblicato qualche settimana dopo la sua morte. Vincerà il premio Viareggio, assicurando all'autore un posto tra i grandi scrittori del Novecento italiano. Come è noto, il romanzo è la storia tragica di una comunità contadina molisana che, a prezzo di duri sacrifici, era riuscita a dissodare le terre incolte da coltivare e a non morire di fame, per venir poi sgomberata con violenza dagli sgherri dei padroni con l'appoggio delle forze dell'ordine. Siamo al tempo del fascismo in avvento. Sul campo degli scontri resteranno alcuni contadini morti, tra i quali Luca Marano, il protagonista del romanzo, lo studente che aveva ideato il sogno di pane e lavoro e convinto la sua gente a dissodare e occupare le terre. Il compianto funebre delle donne sul corpo di Luca Marano è tra le pagine più alte e più belle della letteratura di sempre. Iovine le scrisse attingendo alla pratica del repuoto molisano, ancora in uso nei nostri paesi fino a tutta la Seconda Guerra Mondiale, quando alcune donne si incaricavano del ruolo di compiangere il defunto, declamandone ad alta voce le virtù e alcuni aspetti della sua vita. Chissà se nello scrivere il compianto Iovine ebbe un brivido di presentimento. Certo, quel brivido lo provarono e lo provano ancora i lettori che nel lamento funebre per Luca Marano, spada brillante sulla terra sanguinante, sentirono e sentono ancora il lamento funebre per l'immatura morte anche dell'autore. Francesco Iovine, proprio come il protagonista del romanzo, era profondamente legato alla sua terra e alla sua gente, al teatro e alla protagonista dei suoi libri, di tutti. Leggiamoli ancora, sono la nostra storia, sono il nostro mondo. Le dottoresse Paola e Stefania Abrugiati, titolari della farmacia di San Giacomo degli Schiavoni, hanno acquistato 500 mascherine da destinare a tutte le famiglie del paese. I dispositivi di protezione sono stati consegnati al comune e distribuiti dalla locale sezione della Misericordia di Termoli. Le farmaciste ringraziano il sindaco Costanzo Della Porta, l'amministrazione e l'associazione di protezione civile che ha assicurato la consegna delle mascherine. E ora spazio al filmato L'AI Lavoro Anch'io, la cooperativa di persone diversamente abili diretta da Nino Santoro. Le attività lavorative sono state sospese a partire dall'8 marzo per mettere in sicurezza operatori e utenti. Dunque le famiglie si sono ritrovate ad affrontare una condizione di isolamento forzato, spesso non compatibile con chi soffre di disabilità. E allora è arrivato il supporto da remoto di tutti gli operatori e le operatrici del centro sociale educativo LAI. Come si evince nel video che mandiamo in onda, si è mantenuto un rapporto quotidiano e continuativo con gli utenti, proprio come hanno fatto gli insegnanti delle scuole con i loro alunni. Ed ecco i risultati. Thank you.
Bene, immagini significative. Complimenti alla cooperativa LAI. E in questi giorni, fino a sabato, in coda al nostro telegiornale, vi stiamo proponendo la miniserie intitolata Happy Trails, realizzata dal regista molisano William Mussini. Vediamo dunque una nuova puntata, poi ci saranno le previsioni del tempo, la sigla finale, le previsioni del tempo, il telegiornale sportivo. Io intanto vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci. Nico, devo dirti una cosa. Cosa, hai fame? No. Hai sonno? No. Sei stanco? Ma no. Fanno male le gambe. Posso parlare? Cavolo, è scomodo, c'hai freddo, c'hai caldo, che c'hai? Ti voglio dire grazie. Incredibile. Perché? Perché alla fine mi sono divertito, a me è piaciuto. Io ho scoperto una terra che non mi aspettavo. Per davvero. Questo che io ti ci ho portato? Senti, ma Giovanni, ehi, tu che adori il cinema, sei appassionato, lo conosci il film Continuano a chiamarlo Trinità? Sì, perché? Sai che molte scene hanno fatte qui? Qua in Molise? Girate... Sì. Fantastico, è uno dei miei preferiti. Sì, sì, ma non fischiare perché mi urti. Te la ricordi? Sì, ma non fischiare. Giovanni, no, non darmi fastidio. Giovanni! Anche i ragazzi sono stati simpatici, com'è che Giuseppe, Mirko e Ferdinando? Sì, Fabrizio, Francesco e Pasquale. Vabbè, uguale. Comunque adesso andiamo, ti chiedo solo una cosa. Sì. Posso decidere io? Va bene. Andiamo di là. D'accordo. Dai. Dai, seguimi. Andiamo. Come seguimi? Sì, però fai andare avanti me. Va bene. Hai visto, vai, che è bello il mio kebir? È bello il tuo kebir. È un bellissimo. Si è spettinato il kebir. Andiamo. Dai. E la mia si chiama Peseta, una femminuccia molto brava. Sì. Vai, vai, vai Peseta. Yuhu! Il calcio cavallo! Oh, Nico! Madonna, ho fatto un sogno pazzesco, eravamo in un posto bellissimo, poi a un certo punto c'erano i cavalli, noi eravamo nella canoa, poi al mare ci siamo persi, nel bosco c'era un lupo mannaro, poi tu mangiavi, io invece avevo sempre fame. Sì, 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 vabbè Giovanni, sbrigati perché... Aspetta, Pasquale, andiamo. Pasquale quale?